Il 30 luglio forti piogge monsoniche hanno provocato una serie di frane nello stato del Kerala, nel sud dell'India, causando la morte di almeno 63 persone, secondo le autorità locali. Meghas Ray, funzionario del distretto di Wayanad, ha riferito che inizialmente erano state confermate 45 vittime e 116 persone erano state ricoverate in ospedale, ma il bilancio è successivamente salito a 63 morti. Le operazioni di soccorso sono complicate dal crollo di un ponte che impedisce l'accesso alle aree più colpite. L'esercito ha dichiarato che centinaia di persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto il fango e ha mobilitato 225 soldati per le operazioni di salvataggio. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha espresso il suo cordoglio sui social network, manifestando vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti.